Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bentornati, benvenuti. Allora, oggi cominciamo la lettura vera e propria della prima biografia che è stata scritta su San Francesco e che è la prima biografia, come dicevamo l'altra volta, di Tommaso da Celano. L'altra volta abbiamo utilizzato due documenti per introdurre e contestualizzare questa biografia. Abbiamo letto la lettera di Fratelia, tutto l'ordine, e poi abbiamo letto il documento La Bolla Pontificia sulla canonizzazione di Francesco. E abbiamo detto che la Bolla Pontificia è servita poi a Tommaso da Celano come struttura della sua stesura, della sua biografia. Allora, rivediamo qual è il contesto. Il contesto è dunque in occasione della canonizzazione di Francesco, è uso del Medioevo e in prossimità di una canonizzazione si scriva la biografia del santo, una biografia ufficiale, e si provveda ad un luogo degno per la sepoltura dei suoi resti mortali. Quindi a livello di biografia nasce la prima biografia del Celano e come luogo costruisce i resti mortali di Francesco abbiamo la Basilica di San Francesco. Quindi sono due questioni che appartengono allo stesso evento. La canonizzazione di Francesco, 16 luglio 1228. Tre giorni dopo ci sarà la Bolla Pontificia, il documento dunque ufficiale. Allora, questa è la prima biografia di una lunga serie che poi seguirà questa. Qui ritroveremo i canoni ufficiali che poi nelle biografie successive cambieranno. Allora, abbiamo detto, uno dei criteri per scrivere la biografia di un santo nel Medioevo, uno dei criteri è che per dimostrare la santità di vita di questa persona, per sottolinearla, per renderla evidente, dobbiamo prima presentare la sua vita prima della conversione in maniera opposta, quindi da grande peccatore, da grande una grande vita senza Dio, a quello che succede quando Dio interviene, quando questa persona incontra Dio nella sua vita e fa esperienza, dunque la conversione e il cambiamento. Quindi i toni della prima biografia del Celano all'inizio sono molto forti, ma poi si attenueranno. Quindi noi, ecco, ricordiamoci questo obiettivo: tanto peccatore e poi davvero santo. Questo è il criterio. Va bene? Sì. Domande, fermatevi, stiamo assolutamente già insieme. Allora, cominciamo con il prologo. Il numero delle fonti francescane è il numero 315. Nel nome del Signore, Amen. Incomincia il prologo alla vita del beato Francesco. Dietro il vito, allora il prologo, Tommaso da Celano ci spiega il motivo per cui ha scritto questa biografia e come l'ha strutturata. Dietro il vito del glorioso signor Papa Gregorio, mi sono accinto a narrare diligentemente gli atti e la vita del beatissimo Padre nostro Francesco. Mi fermo subito perché in questo testo, che abbiamo detto, ha un carattere scientifico, gli autori ci forniscono le varie indicazioni di cui abbiamo bisogno di stare facendo. Una prima indicazione io la ritrovo accanto al nome di Papa Gregorio, dietro il dito del glorioso signor Papa Gregorio. E leggiamo questo, quindi abbiamo delle notizie su questo Papa Gregorio. È Gregorio IX. Eletto Papa il 19 marzo 1227 e morto a Roma il 22 agosto 1241. Quindi la sua elezione a Papa avviene dopo il transito di Francesco da questo mondo al Padre. Ma loro si conoscevano prima che questo personaggio fosse eletto Papa. E infatti, già Ugolino dei Monti Segni, vescovo dal 1198, quando Francesco era un adolescente. Vescovo di Ostia e Velletri dal 1206.
amicissimo di San Francesco, che lo chiese al Papa Paolo III, quindi il Papa precedente, come protettore dell'ordine, l'aiutò nella stesura della regola definitiva. Dopo un processo che per sua precisa volontà seguì un iter abbreviato, fu lui a canonizzare il Santo ad Assisi il 16 luglio 1228. Incaricò Tommaso da Celano di stendere la biografia ufficiale del Santo, che poi egli stesso approvò l'anno 1229. Nonostante la protesta di servirsi, scusate la pretesa, di servirsi di uno stile semplice, questa vita estesa con preoccupazione retorica, quindi vuole utilizzare un linguaggio molto elegante, molto forbito, perché Tommaso da Celano è un dotto. Senza paragoni, quindi davvero molto curato il linguaggio. Il periodo della frase è un tessuto finissimo, è complicato di versetti, semiversetti, parole bibliche intrecciate con parole dell'autore, in una maniera spesso inestricabile. In questa traduzione ci siamo limitati a mettere in evidenza soltanto le citazioni bibliche complete e quasi a sé stanti, evitando invece di mettere in corsivo tutti quei riferimenti che ci sembrano soltanto una preoccupazione caratteristica del letterato medievale. Quindi chi ci offre questo strumento ce lo offre come noi oggi possiamo comprenderlo, quindi ci indica le citazioni bibliche, vedremo anche il riferimento a quale vite di santi ce l'hanno fatto riferimento, non invece appesantendoci di ciò che è irrilevante per quanto riguarda la storia di Francesco. Se l'altra volta ci troviamo l'altra volta nell'introduzione, abbiamo letto che ci sono stati che Tommaso, mentre stilava questa biografia, deve aver avuto davanti a sé certamente la vita di un altro santo che poteva utilizzare come modello. Paolo o e Agostino? Ce li ricordiamo? Abbiamo visto l'altra volta. E quindi adesso andremo a vedere che in effetti possiamo toccarlo con mano. E allora, dietro l'invito del glorioso signor Papa Gregorio, quindi l'ex cardinale Bolino, protettore dell'ordine, mi sono accinto a narrare diligentemente gli atti e la vita del beatissimo Padre nostro Francesco. Ho cercato di farlo con ordine e devozione, scegliendo sempre come maestra e guida la verità. Ma poiché nessuno può ritenere a memoria tutte le opere e gli insegnamenti di lui, mi sono limitato a trascrivere con fedeltà almeno quelle cose che io stesso ho raccolto dalla sua viva voce. Ho appreso dal racconto di testimoni provati e sinceri, stendendole nel miglior modo che mi è stato possibile, sebbene tanto inferiore al merito del soggetto. Potessi davvero essere degno discepolo di colui che evitò costantemente il linguaggio difficile e gli ornamenti della retorica. Quindi da una parte Tommaso si augura di essere degno figlio di colui che ha utilizzato un linguaggio semplice, però poi la natura propria di Tommaso è altra, non è quella di Francesco, lui è un letterato e quindi userà l'arte delle lettere. Quindi al numero uno di questo prologo ci spiega il motivo per cui ha scritto e da dove ha tratto le fonti per scrivere questa storia. Il secondo punto ci offre la struttura. Ho diviso in tre parti e in vari capitoli il materiale raccolto, allo scopo di non creare confusione tra episodi di termini diversi, né dubbio circa la loro verità. La prima parte segue l'ordine cronologico e tratta soprattutto della purezza della sua vita, delle sue virtù esemplari e dei suoi salutari insegnamenti. Vi sono inserite anche alcuni miracoli,
tra i tanti che Dio si degnò di compiere per mezzo di lui in vita. La seconda narra gli avvenimenti dal penultimo anno della sua vita fino alla sua beata morte. Allora, per quanto riguarda la vicenda terrena di Francesco, la troviamo suddivisa in due parti, dalle origini fino a 1223, Natale 1223, quando Francesco allestisce il presepio a Grecia. La seconda parte è 1224-1226, gli ultimi due anni della sua vicenda terrena. La terza, infine, raccoglie molti miracoli operati in terra dal Santo, ma molti più ne tace da quando egli regna glorioso con Cristo in cielo. Descrive pure il culto di venerazione, di onore e di lode che Papa Gregorio, felicemente regnante, e tutti i cardinali della Santa Chiesa Romana gli tributarono quando decisero di iscriverlo nel catalogo dei santi. E la nota che ci danno i francescanisti spiega questo di iscriverlo nel catalogo dei santi, come sappiamo, ciò che avvenne prima ad Assisi, davanti alla chiesetta di San Giorgio il 16 luglio 1228, e poi fu comunicato a tutta la Chiesa con la bolla Mira circa nos, firmata a Perugia il 19 luglio 1228, che è quella che abbiamo letto insieme la volta scorsa. Sia ringraziato Dio Onnipotente, che nei suoi santi si mostra sempre ammirabile e amabile. Qui termina il prologo. Parte prima, quindi siamo dalle origini fino al presente di Grecia, dicembre 1223. Allode e gloria di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Incomincia la vita del Beatissimo Padre nostro Francesco. Capitolo primo, la sua vita da secolare. Ed è questo il capitolo in cui Tommaso utilizza quel criterio medievale di mostrare veramente una vita di peccato per poi dopo far risaltare una vita di santità. Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco. Dai genitori fu allevato fin dall'infanzia in modo dissoluto secondo le vanità del mondo, e imitando la loro misera vita, egli stesso divenne ancora più frivolo e vanitoso. Qui abbiamo una nota dei francescanisti, perché chiaramente devono intervenire. E qui ci dice, nella seconda biografia che dopo 20 anni Celano scriverà, della madre di Francesco si dice: specchio di rettitudine. Quella donna presentava nella sua condotta, per così dire, un segno visibile delle sue virtù. Quindi 20 anni dopo Tommaso si ravvede. Adesso è preso da questo criterio medievale di dover presentare appunto, no? Tutto brutto per poi presentare tutto luminoso. Ma dopo 20 anni correggerà il figlio, perché in effetti sapremo, e lui si ricorderà bene dopo, che madre e padre di Francesco erano gente onorata nel loro tempo e nel loro luogo, Assisi. Avevano mercanti di stoffe pregiate, la mamma di origini francesi era una credente onorante, quindi non è così pesante la situazione in casa di Francesco. Però adesso è sempre un contrasto e quindi Tommaso con la sua raffinatezza lo sta mettendo in campo. Questa pessima mentalità, infatti, si è così diffusa tra coloro che si dicono cristiani e il sistema funesto, quasi fosse una legge, si è così dovunque affermato che essi educano i propri figli fin dalla culla con eccessiva tolleranza e dissottezza. Ancora fanciulli, appena cominciano a balbettare qualche sillaba, si insegnano loro, con gesti e parole, cose vergognose e deprecabili.
Sopraggiunto il tempo dello svezzamento, sono spinti non solo a dire, ma anche a fare cose licenziose. Nessuno di loro, a quella età, osa comportarsi onestamente, per timore di essere severamente castigato. Bella ragione, pertanto, afferma un poeta pagano. Essendo cresciuti tra i cattivi esempi dei nostri genitori, tutti i mali ci accompagnano fin dall'infanzia. Addirittura qui sembra che il riferimento sia a livello pagano, qui appunto viene citato un poeta pagano, sembra che sia Lucio Annio Seneca nelle lettere morali, ci dice la nota. E a questo passo sembra ispirarsi tutto il quadro di questo Seneca. Conoscendo i costumi letterari del Medioevo, particolarmente nella geografia, cioè nella vita dei santi, non ci si stupisce che il Celanese abbia trasportato in questa descrizione della giovinezza di Francesco il pessimismo di Sant'Agostino, le cui confessioni, è un libro scritto da Agostino, riecheggiano più volte, aiutandosi anche con le sentenze di Seneca, autore molto in voga allora. È sintomatico però che gli altri biografi di Francesco, hanno scritto la vita di Francesco, non abbiano neppure preso in considerazione questa pagina così fosca. Quindi significa che questa pagina presentata dalla prima biografia del Celano, mentre la prima biografia del Celano è servita da fonte anche per altre biografie, però nessuno ha preso in considerazione questa prima pagina, perché in effetti le tinte sono davvero fosche. E infatti, nella seconda biografia che qua Celano scriverà, rinarrando la giovinezza di Francesco, non ritratta il quadro, evita semplicemente di fermarsi su trascorsi mondani, e quindi Celano in qualche modo conserverà questo tipo di criterio medievale, però non avrà più queste tinte fosche nella sua seconda biografia. Dobbiamo essere coscienti che è un testo abbastanza particolare, questo primo capitolo che stiamo leggendo. E si tratta di una testimonianza vera. Quanto più i desideri dei parenti sono dannosi ai figli, tanto più essi li seguono volentieri. Cresciuti un po' in età, istintivamente passano ad azioni sempre peggiori. Perché dalla radice guasta suole crescere un albero difettoso e ciò che una volta è degenerato a stento si può ricondurre al suo giusto stato. E quando varcano la soglia dell'adolescenza, che cosa pensi che diventino? Allora, muovendosi tra dissolutezze di ogni specie, poiché è permesso fare tutto quello che piace, si abbandonano con passione a una vita depravata. Facendosi così volutamente schiavi del peccato, trasformano le loro membra in strumenti di iniquità. Cancellano in se stessi, nella condotta e nei costumi, ogni segno di fede cristiana. Di cristiano si vantano solo del nome. Millantano spesso gli sventurati colpe peggiori di quelle realmente commesse, per non sembrare tanto più derisi quanto più si sono conservati puri. Queste ultime righe sono tratte da alcuni pensieri di Agostino nelle nuove confessioni, perché sappiamo che Agostino da giovane non era assolutamente pensabile come santo, ok? Quindi la falsa riga su cui si muove Celano ci sono le confessioni di Sant'Agostino. Numero 2. Ecco i tristi insegnamenti a cui fu iniziato quest'uomo, che oggi noi veneriamo come santo, ed è veramente santo, sciupando e consumando miseramente il tempo dell'infanzia fin quasi al suo 25° anno. Quindi, se Francesco nasce nel 1881-82, siamo nel 1207, fino al 1206-1207, così ci dice il Celano.
Anzi, precedendo in queste vanità tutti i suoi coetanei, si era fatto promotore ed erbolo di mali e di stoltezze. Oggetto di meraviglia per tutti, cercava di eccellere sugli altri ovunque e con la smisurata ambizione. Nei giochi, nelle raffinatezze, nelle parole scurrili e sciocche, nei canti, nelle vesti sfarzose e fluenti. E veramente era molto ricco, ma non avaro, anzi prodigo, non avido di denaro, ma dissipatore. Mercante avveduto, ma munificentissimo per vanagloria. Di più, era molto cortese, accondiscendente e molto affabile, sebbene a suo svantaggio. Appunto per questi motivi, molti, votati alle iniquità e cattivi istigatori, si schierarono con lui. Così, circondato da una schiera di facinorosi, avanzava altero e generoso per le piazze di Babilonia. Sappiamo che Babilonia ha a che fare, appunto, no? Secondo il libro dell'Apocalisse, ha a che fare con l'impero romano. E qui Babilonia è la città del male. Fino a quando Dio, per sua bontà, posando dall'alto dei cieli il suo sguardo su di lui, non allontanò da lui la sua ira, non mise in bocca al misero il freno della sua lode, perché non perisse del tutto. La mano del Signore si posò su di lui e la destra dell'Altissimo lo trasformò, perché per mezzo suo i peccatori ritrovassero la speranza di rivivere alla grazia e restasse per tutti un esempio di conversione a Dio. Qui c'è una nota e andiamo a leggere. L'autore ha infoschito le tinte nel quadro della giovinezza di Francesco per dare maggiore risalto alla luce che emanerà dal convertito. Il modello seguito dal geografo è molto probabilmente la conversione dell'apostolo Paolo, anch'essa fulmina e in attesa e soprattutto indirizzata alla penitenzione. Quindi da una parte ci sono le confessioni di Sant'Agostino, dall'altra la confessione fulmina di San Paolo. Quindi qui abbiamo finito il primo capitolo che ci parla della vita di Francesco da secolare, dove la parola secolo in questo caso significa sia prima di abbracciare una vita religiosa, ma quel secolo, quel mondo di tipo giovaneo, no? che è sede del peccato. Quindi ci ha mostrato Francesco in questa sua prima fase. Poi, per chi un giorno diventasse più esperto nelle biografie di Francesco, e magari in questo scritto che avete voi forse non c'è, ma qui c'è, se noi vediamo alla fine della metà del primo capitolo e alla fine del secondo capitolo, possiamo vedere quali altre biografie scritte su San Francesco di questi tempi, possiamo trovare delle cose analoghe, c'è un rimando. Un rimando ce l'abbiamo nella leggenda maggiore di San Bonaventura. Quando io ho presentato le biografie di Francesco, ho detto che abbiamo le due biografie del Celano, poi arriva la biografia di Bonaventura. La biografia di Bonaventura è una biografia diversa, ma che presenta Francesco davvero già con una lettura teologica. Bonaventura ha conosciuto Francesco quando Bonaventura era piccolino e si dice che fosse malato e che Francesco l'abbia guarito e quindi poi si è innamorato di Francesco. Ma presenterà Francesco, ecco, in maniera diversa. Però è anche importante sapere che questo che sta scrivendo adesso è la prima di Celano, ci sta mostrando la prima di Celano, in qualche modo dobbiamo andarci a leggere l'inizio della leggenda maggiore di San Bonaventura, poi veniamo mandati anche alla leggenda dei tre compagni, che è una biografia della seconda metà del 1200, e addirittura ci viene poi sottolineato l'Apocalisse 3. Quindi, no, non è Apocalisse, questo è Anonimo Perugino, sempre un'altra biografia di Gesù Francesco,
della seconda metà del XII secolo. Io vi ho detto l'altra volta il valore che hanno queste biografie scritte su San Francesco dopo la leggenda maggiore di Bonaventura, nella seconda metà del XII. Sono scritte, gli autori appartengono a quella componente dell'ordine francescano che ha nostalgia del carisma iniziale di Francesco. Coloro che hanno meno questa nostalgia non hanno sentito dell'esigenza di scrivere su Francesco, perché la mano parla dalla pienza del cuore, è soltanto una grande nostalgia che ha fatto cadere loro in mano la penna e scrivere del carisma di Francesco agli inizi, proprio perché non se ne perdesse traccia. Allora, di queste biografie, qui abbiamo un eco, si potrà trovare poi, nella leggenda dei tre compagni e nella di Manuel Perugino, che hanno appunto questo punto di vista. Capitolo secondo. Dio visita il suo spirito con una malattia e un sogno. Ecco dunque quest'uomo vivere nel peccato con passione giovanile. La sua incostante età lo spingeva a soddisfare le tendenze giovanili senza moderazione. Incapace di controllarsi, era agitato dal veleno dell'antico serpente. Ma la vendetta, o meglio, l'unzione divina, all'improvviso richiamò la sua coscienza traviata mediante un'angustia all'anima e un'infermità al corpo, conforme al detto profetico, come si legge nel testo del profeta Osea: assedierò la tua via di spine, la circonderò con un muro. Cioè, quando Dio dice adesso basta, adesso cominci a sedere. Colpito da una lunga malattia, come merita la caparbietà umana, che non si corregge se non con il castigo, egli comincia effettivamente a pensare tra sé diversamente dal solito. Riavutosi un po' per recuperare le forze, si mise a passeggiare qua e là per la casa, appoggiato a un bastone. Un giorno uscì, ammirando con più attenzione la campagna circostante. Ma la bellezza dei campi, l'amenità dei vigneti, tutto ciò che è gradevole a vedersi, non gli dava più alcun diletto. Era meravigliato di questo repentino mutamento e riteneva storti tutti quelli che hanno il cuore attaccato a beni di tal sorta. E qui c'è di nuovo rimando alla leggenda maggiore di San Bonaventura. Da quel giorno cominciò a far nessun conto di sé e a considerare con un certo disprezzo ciò che prima aveva ammirato e amato. Non tuttavia in modo perfetto e reale, perché non era ancora libero dai raggi della vanità, né aveva scosso a fondo il giogo della perversa schiavitù. Abbandonare le consuetudini è infatti molto difficile. Una volta impiantatesi nell'animo, non si lasciano sradicare facilmente. Lo spirito, anche dopo lunga lontananza, ritorna ai primitivi atteggiamenti e il vizio per lo più finisce per diventare una seconda natura. Pertanto Francesco cerca ancora di sottrarsi alla mano divina, quasi in memoria della correzione paterna, arricchendogli la fortuna, accarezza pensieri terreni. Ignaro del volere di Dio, si ripromette di compiere ancora grandi imprese per la gloria vana del mondo. Un nobile di Assisi stava allora organizzando grandi preparativi militari, pieno di vane ambizioni, per accaparrarsi maggiore ricchezza e onore, aveva deciso di condurre le sue truppe
Giuseppe, figli delle Puglie. Qui abbiamo la nota che ci spiega un po' qualcosa su questo cavaliere. In Puglia, Gualtiero di Brienne combatteva a capo delle milizie di Innocenzo III contro Marco Valgo, al Papa la tutela del giovinetto Federico II. Quindi nelle Puglie c'era questo tipo di combattimento, c'è un nobile di Assisi che sta organizzando per unirsi a questo esercito. Saputo questo, Francesco, leggero di temperamento e molto audace qual era, trattò subito per arruolarsi con lui. Gli era inferiore per nobiltà di natali, ma superiore per grandezza d'animo, meno ricco, ma più generoso. Allora, qui Tommaso da Celano non ci spiega molto di più del motivo per cui Francesco si arruola con questo nobile di Assisi per andare a combattere in Puglia. Ma noi sappiamo che una spinta che aveva Francesco, ma anche suo padre per Francesco, era quella di poter alzare lo stato sociale. Loro non erano di famiglia nobile, erano di famiglia borghese, erano commercianti. E l'unico modo, se non si lascia una famiglia nobile, per tentare di diventare nobile è quello di andare in battaglia, vincere. Quindi, come cavaliere vinto, chiuso, si era pari allo stato sociale dei nobili. Quindi, per aspirazione a questo stato sociale, Francesco e altri come lui si arruolavano in queste battaglie. Una notte in cui egli si era applicato con ogni determinazione al compimento di tale progetto e bruciava dal desiderio di partire, colui che l'aveva colpito con la verga della giustizia lo visitò in sogno, con la dolcezza della grazia. E poiché era avido di gloria, e lo conquise e lo esaltò con lo stesso miraggio di gloria. Cioè, tu sogni la gloria? Io ti faccio sognare la gloria, ma tu devi capire di che cosa sto parlando, perché c'è gloria e gloria. Gli sembrava di vedere la casa piena di armi, selle, scudi, lance e anche ordigni bellici. E tuttora, allorandosene, si chiedeva subito tra sé sì che cosa fosse tutto. Il suo sguardo, infatti, non era abituato alla visione di quegli strumenti in casa, ma piuttosto a cataste di panno da vendere. Quindi vede questo sogno, questo palazzo pieno di armi, e si meraviglia, perché in effetti la sua casa era piena di stoffe. E mentre era un poco sorpreso davanti all'avvenimento inaspettato, si sentì dire che tutte queste armi erano per lui e i suoi soldati. Destatosi, si alzò al mattino con il cuore inondato di gioia e, interpretando la visione come un auspicio di grande prosperità, non dubitava un istante del successo della sua spedizione nelle Puglie, cioè gli sembrò un sogno premonitore della sua vittoria. Tuttavia, ed è scritto adesso in corsivo, non sapeva quello che diceva e ignorava ancora il dono mandandogli dal cielo. Non gli mancava comunque la possibilità di intuire che aveva interpretato erroneamente la visione, perché pur avendo essa un rapporto con le cose guerresche, il suo animo non se ne compiaceva come al solito. A fatica anzi egli riusciva di mettere in atto con i suoi piani e realizzare il viaggio tanto desiderato. In verità, molto a proposito si parla di armi subito all'inizio ed è assai conveniente armare il soldato che si accinge a combattere contro il forte armato, perché come il nuovo Davide liberi Israele nel nome del Dio degli eserciti dall'antico oltraggio dei nemici. Qui Tommaso fa intravedere come andrebbe e come dovrà Francesco leggere in modo giusto questa visione. Non sono armi messe a disposizione
per andare in Puglia, vincere la battaglia e diventare pari a un nobile. Quelle sono le armi che il Signore affiderà per sconfiggere il nemico dell'umanità e salvare così il suo popolo, che verrà affidato a Francesco e non prima. Quindi prima. E infatti per lì questo sogno Francesco dice, ah, vado e vinco. Però poi questa gioia la scena subito. Che strano, cioè doveva essere contento, invece dopo un po' subito senti che la cosa non funziona in realtà. Capitolo terzo. Allora, il capitolo primo è vita da secolare. Capitolo secondo, Dio visita il suo spirito con una malattia nel sogno.